Allora, la sanità è un tema che insomma non accenna a diminuire come intensità. Voi che cosa vi prefigurate per Fano? Insomma, negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una polemica che è andata avanti a mezzo stampa per diversi giorni, appunto, tra centrodestra e centrosinistra, che si sono accusati reciprocamente per la situazione attuale, che è una situazione che vede il Santa Croce depotenziato e probabilmente lo sarà ulteriormente nel futuro. E a noi preme sottolineare che gli strali che si sono tirati dipendono dal fatto che entrambi sono responsabili per l'attuale situazione. La vecchia amministrazione, perché ha accettato di fatto con la realizzazione di Marche Nord la costruzione di un unico ospedale che impediva quindi il funzionamento degli altri ospedali che erano destinati alla chiusura, e questo in effetti sta proprio avvenendo, anche se hanno cambiato il linguaggio, adesso lo chiamano nuovo ospedale, ma la sostanza in sé non cambia. Per quanto riguarda il centro-sinistra, invece, contrariamente a tutte le dichiarazioni preelettorali del sindaco Seri, si è battuto veramente pochissimo per mantenere i servizi pubblici nel nostro territorio, nel nostro ospedale, e lo vediamo anche dagli ultimi atti che sono stati approvati in Consiglio Comunale. Insomma, noi riteniamo che l'unica vera forza politica, cittadina e non solo, che ha difeso strenuamente la sanità pubblica è il Movimento 5 Stelle a tutti i livelli, dai parlamentari, consiglieri regionali, consiglieri comunali di tutta la provincia, ma oserei dire di tutta la regione. E addirittura anche i meetup, i nuovi gruppi che si sono costituiti, stanno portando avanti tante iniziative che vadano in questo senso, perché dove ci sono i cittadini che hanno delle istanze, il Movimento 5 Stelle c'è e porta avanti con loro le battaglie in cui crede.